Secondo me puoi fare pasta e poi gli dai l'aggettivo verde. Ma no, c'è proprio la pasta al pesto, non ci posso credere. Però è uscito fuori un hamburger. È diventato un hamburger. È morto. Ma come? È morto. Perché cammina? Ma è posseduto quel parco? Qualche minuto prima. Ciao ragazzi! Ciao. Oggi sono qui vicino alla postazione da gamer di Daniel perché sta facendo un gioco molto carino che si chiama Scribblenauts Unlimited. Yeah! È un gioco in cui bisogna risolvere degli enigmi tramite le parole, quindi tu devi cambiare dei parametri del gioco scrivendoci quello che devi fare per risolvere praticamente il problema che hanno i personaggi in quel momento. Per esempio, adesso l'obiettivo è questo: è il giorno dell'annuale concorso scientifico della scuola. Aiuta lo studente a vincere creando una forma di vita. Comincia dando una sostanza nutritiva all'ameba. Quindi questo è l'obiettivo. Devi vincere il concorso e quindi cosa fai? Allora, Crea oggetto, quindi puoi creare un oggetto e crei ameba perché devi dare una forma di... Ma tu ce l'avevi già l'ameba, che fai? Ameba più ameba? ecco. Doppia ameba. Ah, Adesso adesso ci ci vuole vuole. del calore. Vuota, aggiungi aggettivo. Calda, basterà Aggettivo. così? Perbacco, sta cominciando a crescere, poi dovrei darle ciò di cui il corpo di una creatura ha bisogno. Ok, allora come potrai fare? Perché in questo gioco non c'è un unico modo per risolvere lo stesso enigma, si potrebbe risolvere in 100.000 modi diversi. Ad esempio, l'hai resa calda con un aggettivo, no? Però avresti potuto anche creare il fuoco, per esempio, Oppure usare un oppure termosifone. un termosifone. Infatti, non puoi darle il corpo di questo. Allora potremmo darle delle gambe. Ok. Basta avvicinarle. Ok. Ok, ora che cammina. Allora, sta veramente iniziando a crescere. Dopo dovrò aiutarla a inserirsi nella società. Cioè, come? Che vuol dire un'ameba nella società? Ma forse non basta averle creato quella parte sotto. Ma la testa dov'è? Creale anche una testa. Ok, eccola. La testa direttamente sul corpo? No, no, non ci va. Niente. Potremmo dargli succhiare. Bravo! Bastava quello! Dovrei darle un nome. Metti le lettere sulla tela e premi l'interruttore. Non lo so come si potrebbe chiamare una meba. Pff, che nome banale! Non lo so, potresti chiamarla Molliccia. Ah, ok, perché una lettera alla volta devi fare. Sì. Allora potevo scegliere un nome più corto. Facciamo Molla. Guardate che tastiera da gaming, Daniel. E ora abbiamo formato il nome. E adesso come fai a darglielo? Prova a avvicinargli la M, vediamo se si chiamerà M. Ah no, Aspetta, premi l'interruttore! E qual è l'interruttore? questo. Ok, wow, hai preso la coppa! Yeah, abbiamo vinto e abbiamo anche preso una stella. Bra! Esperimento scientifico folle completato! Possiamo continuare con le altre missioni. E poi è bello perché ogni missione è qualcosa di diverso. A volte sei tu che devi riuscire a raggiungere magari un punto della stanza, altre volte devi fare qualcosa. Bullo che dice, facciamolo diventare gentile. Ma perché ne puoi mettere anche due di Eh sì, aggettivi? ne possiamo anche mettere qui. Visto? Ah, è vero! Allora. Magari fosse così facile anche nella vita reale, Possiamo anche mettergli un nuovo avatar. eh? Wow, quello con tre teste. E ora? E poi puoi creare anche degli oggetti da zero. Tu adesso hai fatto degli aggettivi quasi sempre, a parte le gambe che le hai create. Però, per esempio, prova a creare delle ali. Eccole, Ora le possiamo trascinagliele. anche mettere a qualcuno. Per E esempio io. adesso puoi volare, no? Troppo carino questo gioco, È veramente. vero. E poi stimola proprio l'immaginazione, la creatività, risolvere i problemi perché appunto ogni cosa si può risolvere in modo diverso. Ti sviluppa un po' il pensiero laterale, no? In più puoi anche fare delle missioni secondarie, come questa. Possiamo vedere che qua dice anche cosa dice, tipo proteggimi dalle palle avvelenate. Vediamole. E ora è protetto. Ecco. Lei, metti qualcosa nella mia pentola per il pranzo degli studenti. Cosa gli facciamo mangiare a questi studenti? Questo. Guarda un po', eh? Vediamo Pasta. se Vediamo al pesto. Secondo me puoi fare pasta e poi gli dai l'aggettivo verde.
Ma no, c'è proprio la pasta al pesto, non ci posso credere. Però è uscito fuori un hamburger. È diventato un hamburger. È morto. Ma come? È morto. No, ma perché? No, aspetta, ma basta questi aggettivi. No, morto. Crea una medicina. Tu sei pericoloso. No, il vaccino però per il panino non c'entra niente. No, lo uccidi ancora di più. È un Novax. Allora, scrivi... Basta con quella M di morto. Ah, medicina. Ogni volta che scrive M penso che stia scrivendo che è morto. Vediamo. No. Non riesco a darglielo. Ah, credo che... Fai consegna. Puoi anche fare guarisci. Vabbè, certo, perché hai già la medicina. Ok, è guarito. Ora posso. Daniel, che fai? Che fai? No! Ma lo puoi far resuscitare? Un gelso, bene. Bene, adesso abbiamo gelso. Vabbè, comunque adesso è vivo. Che vuoi fare con quell'albero? Lo volevo. Ecco, ora... Adesso ha ombra nella stanza, non c'era neanche bisogno. Vabbè, bello comunque questo gioco. Si chiama Scribblenauts e c'è su... Vabbè, sul computer, però forse anche su Nintendo Switch, cioè... Sì, credo che ci sia. E secondo me c'è anche per il cellulare. Sì, sul cellulare c'è. Che stai facendo? Angustiato? Accusato? A chi le stai dando queste cose? A chi? Al parco giochi è accusato? Perché cammina? Ma è posseduto quel parco? Questo parco giochi fa schifo, ho bisogno di attrazioni più interessanti. Ma già un parco giochi che si muove da solo mi sembra interessante però, Che cosa stai creando? Dinosauro, non è un'attrazione, quello se li mangia i bambini. Mostro. Come? No, ma non è... No, non è più interessante adesso. È più spaventoso. No! Ah, vabbè, dai, lo puoi... Ma quanto è brutto. Attacca. No! Ma questo è il parco giochi peggiore del mondo. Non puoi scappare. Ma dai, ma l'hai ucciso veramente. Ma sei pessimo, Daniel. Daniel è malvagio. Io ero entrata qui, l'avevo visto, tutto carino che giocava. Dico, ma guarda che bravo Daniel, sta facendo il giochino degli enigmi. Stava facendo uno sterminio. Guarda qua. Stai, cosa crei? Mamma, crei me? Non sono io, almeno fammi i capelli rosa. Modifica oggetto. Io non sono un oggetto. Ora ehi, come osi? Ok, mettiamo rosa. Si rifiuta. Ok, ce l'hai fatta. Vabbè. Ecco, adesso sono io. Bene, cosa mi farà? Aiutala! No, salvami Daniel! Salvami! No! Mi spieghi che ti ho fatto di male? Non ti ho preparato la pasta al pesto? No, invece sì, te l'ho pure preparata, è quello il bello. Fammi subito rivivere. Immediatamente! Immediatamente! Ma ho i capelli rosa. Ok, eccomi qua. Allora, adesso mi hai reso invincibile. E non mi fai nulla, ti stai uccidendo da solo. La mia vendetta è compiuta. Mi sta attaccando. Adesso me la paghi, Daniel, vieni qua. Vieni qua. Voglio morire. Ti conviene metterti le ali o qualcos'altro? Posso fare qualcosa di molto peggio. Che ti metti? Che è questo coso? Cos'è? Che sei? Tre teste sei? Ho un'idea per il tuo peggior nemico. No, non osare. Non esiste. Camice. No, il camice non è il mio peggior nemico. Che bello. Non esiste più. In questo mondo non esistono le cimici. No, mi fa schifo anche quello. No. No, non lo voglio. Che schifo. Però io sono ancora invincibile e potente. Allora, potentissimo gigante. Oddio, che schifo. È orribile. No, carezza, no! No, non voglio, mi rifiuto. Sono sicura che il mio personaggio si rifiuterà di farlo, infatti non lo fa. Guarda. Sì? Guarda che non lo fa, non lo vuole. No! Daniel, io me ne vado. Togli sto gioco, basta, sequestrato, in punizione, a letto senza cena e di tutto. Ecco.
Non osare mai più farmi toccare gli insetti schifosi neanche nei giochi. Vabbè, ragazzi, questo gioco vi abbiamo già detto come si chiama, non ve lo diciamo un'altra volta perché dovevate stare attenti, però ve lo scriviamo in descrizione, perciò andatelo a cercare, è molto carino. Io e Daniel vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ma sì, dai, facciamo pace. Se si deve ripetere una cavalletta. Daniel, no, 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 vieni.